Ok Google, ma vattela pia under culo. Eccoci qui signori, io alle prese con Google Assistant, quello che hanno detto essere probabilmente il miglior assistente vocale e su cui io riponevo un pelo di fiducia. Devo dire che da quando ho fatto quel video mi sono un pelo rivalutato, insomma li ho un pelo rivalutati perché l'ho utilizzato in auto, parlo di Google Now, e nonostante sia parecchio fesso, in particolare su Android Auto, dove praticamente gli mancano 578 neuroni su 579, comunque qualcosa di utile lo fa. Oggi siamo qui per la prima volta, anche se un po' di cazzate gliel'ho già dette, a provare Google Assistant, che dovrebbe avere un'infurbizia estrema che batte tutti gli altri assistenti. Per richiamarlo basta tenere premuto il tasto home, lui fa tipo screenshot, quindi vi freno, l'ha fatto, no? E se ciao. Tenete premuto il tasto home e lui appunto va qui e lui già comincia a sentire, quindi adesso non mi fermo perché voglio fregarlo, voglio vedere se cosa riesce a capire tutta questa frase. Sei fesso, Cristofe. Ecco qui, quando lui non sa che cazzo dire fa sempre la ricerca. Ecco, questa è la schermata, è sì tipo una chat con voi stessi, però lui parla per esempio: Uela, come butta la vita? Una vita. Ecco alcune notizie corrispondenti. Uela, come butta la vita? Stavo cercando risposte alle grandi e piccole domande della vita. Ti serve aiuto? Cosa che mi serve? Poi qua sotto vi dà dei consigli su cosa chiedergli, no? Però queste sono tutte cose noiose. Raccontami una barzelletta. Cosa diventa il formaggio dopo un mese? For giugno. No, raccontamene un'altra. Penso di essere una persona con i piedi per terra. Almeno grazie alla forza di gravità. Grazie alla forza di che? Raccontami una barzelletta che faccia ridere o ti spacco le gambe di legnate. Ho organizzato una gita al mare, ma è andato tutto a monte. Porca troia. Sparami un proverbio. Messo in difficoltà? Sì, fai sempre la ricerchina. Vabbè, essendo che non ho capito niente, vediamo cosa sai fare. Che lui ti dice... Ti posso aiutare a fare tante cose. Sì. Per esempio, puoi dire cose come imposta un promemoria, oppure imposta una sveglia. Scorri per visualizzare più suggerimenti. Oh, giochi. Ecco, queste penso siano quelle cazzate che... Ma che cazzo? Scegli quello che preferisci. Cos'è il cinema? Proviamo questo. Ti spiego come si gioca. Okay. Io ti mostrerò alcune emoji e tu dovrai indovinare i film. Se sei in difficoltà, usa un aiuto. Pronto? Cosa? Sì, sono pronto! Allora, c'è una fiammella. Ma sto ragionando, non è che devi già prendere la grande fiamma di Gesù Balbuzzi? Sbagliato. Attenzione, è completamente messo in difficoltà, non dà risposta. A questo ma non dà risposta. Si è interrogato sulla sua utilità e ha detto: ma io che minchia servo? E a quel momento si è resettato. Ma la pianti di rompere i coglioni? Non è il film giusto. E ora i tuoi risultati. Zero film indovinati usando zero indizi. Grazie per aver giocato. Ecco, parlando di vera utilità, perché queste sono cazzate, vi faccio vedere per cosa lo uso io. Apri Android Auto. E lui cosa fa? Apre Android Auto, dove all'interno c'è la sua versione ritardata, che è una specie ancora a metà da Google Now e... Uè, come va? Ciao, cosa posso fare per te? Avere la voce un po' meno compressa. Mi dispiace, non so come aiutarti. Io l'ho detto che è scemo. Ecco, qui su Android Auto avete tutto molto bello. Non sarei qui per spiegarvi questo, però guardate che figata. Tipo potete fare così, scrivergli sto guidando, mannaggia, oppure ascoltare il messaggio. Ecco il messaggio. Prima o poi anche io prenderò un peluche e vete su The Harvest col credito. Va bene così? Ma perché cambia voce? Cioè prima c'è un uomo, c'è una donna. Questo era Android Auto, non c'è da una 6. Scrivi un messaggio a Carlo. A quale Carlo vuoi inviare il messaggio? Al primo. Quale Carlo? Il primo. Non ho capito. Vaffanculo. Ma che c'entra? Se date il giudizio negativo, lui va qui sulla schermata di feedback a Google e dice fa cagare. Mentre qui potete fare feedback positivo e lui vi ringrazia. Piacere. Eccolo qua. Fammi divertire. Prova a dire. Lancia una moneta oppure conta da 1 a 10. Ma in quale universo queste due cose sono definite divertenti? Conta da 3 a 14.000. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32.
14.000. Che furbo! Ma come faccio a fregarti? Posso cercare risposte su internet. Ma non voglio che cerchi risposte su internet. Quante lingue sai parlare? Sono sempre al lavoro per imparare a parlare nuove lingue. Sì, ma mica hai risposto, mannaggia il cazzo. Posso cercare su internet. Spiegami che cosa è un galeazzo mannaro. Licantropi. Ti piacciono gli ani? Certo, c'è così tanto da sapere sul cane. No, ho detto gli ani. Non ho capito. Ho detto se ti piacciono gli ani. Scusa, non ho capito. Bucio di culo. Cantami una canzone. Lasciatemi cercare. Voglio dare una mano. Lasciatemi cercare un argomento strano, strano. Lasciatemi cercare, perché ne sono fiero. Posso cercare tutto, o almeno ciò che spero. Era quasi perfetta fino all'ultima parola. Comunque è strabiliante come riesce la sintetizzazione vocale lì a fare il canto, perché sembra proprio che canti. Cazzo, fai proprio schifo. Posso cercare su internet. Evviva! Ma lo parli il senegalese? Non ho capito. Lo parli il senegalese? In Senegal si parla la lingua francese. Mi ha fregato. Burundi lingue ufficiali. Kids. Secondo Wikipedia, la lingua Kirundi, chiamata anche Arundi o Rundi, è una lingua Rwandarundi parlata in Burundi. È esilarante questa frase. Oh, ho sbattuto. Vabbè, io non saprei come altro per cularlo. Allora, sicuramente è meglio di Google Now, perché più furbo è più furbo. E ogni volta che lo accendete e ci fate una discussione, probabilmente esce qualcosa di nuovo. Quindi da quel punto di vista potrebbe anche essere divertente. Ma come vedete, oltre a uno che si mette qua e lo prova così, non è che ci vedo tanto utilizzo. Ho visto che l'hanno integrato in Android Auto, bene, ma è la sua versione scema che tipo fa la metà delle cose. Ma quanto sono belli i gamberetti di mare? Non ho capito. Scrivi un messaggio a Marco. A chi vuoi inviare il messaggio? Ma l'ho appena detto! Non ho capito. A chi vuoi inviare il messaggio? Ha cambiato tono vocale. Vabbè, insomma, ve l'ho detto, è scemo. Che potete scrivergli anche con la tastiera se volete proprio scassarvi la fava. Il mio resoconto è che, va bene, abbiano fatto un grande lavoro, però ci sono molte cose su cui ancora non ci arriva. Per esempio, non è che potete andare a dirgli apri Plus. Ok, Plus è praticamente una specie di Telegram che però ha delle funzioni in più, ok, però è sempre Telegram, ma se voi gli dite apri Plus, lui non ha idea di cosa minchia sia, lui conosce solo, per esempio, Telegram, WhatsApp e le cose principali. Tra l'altro un assistente completo dovrebbe assistervi anche dopo, perché per esempio voi aprite un'app e poi da lì in poi lui vi molla. Cioè, se voi lo riaprite, comunque è una sessione nuova che non è integrata nell'app, quindi è ovvio che è una cosa parecchio complessa, ma forse ci arriveremo col tempo a cercare di utilizzarlo praticamente su tutte le schermate. Come vedete va fortissimo con le ricerche su Google, perché vuole sempre fare le ricerche su Google, per lui sono la cosa principale, quando va in difficoltà, tac, ricerchine su Google. Se volete divertirvi anche voi, penso che il rollout sia, insomma, ci sia per tutti, quindi tenete premuto il tasto home, oppure dite Google Now, vi potete anche configurare la vostra voce, tipo me se dico Webaluzu! Ecco alcune informazioni su 21 Pilots. Come vedete è chiuso, ci sarebbe la password, ma se voi dite con la mia voce OK Google, lui si sblocca! Quindi da quel punto di vista lì una figata, è un altro tipo di sblocco sicuro che va solo con la vostra voce. Adesso provo a fare una voce un po' strana, vediamo se riusciamo a fregarlo. OK Google! OK Google! Hey Goggles! Non lo si frega! Per questo video è tutto. Abbiamo dimostrato che, nonostante tutto, è un assistente vocale abbastanza intelligente. Siamo lontani da quello che voglio io, ma stiamo andando avanti molto bene. Uè.